Salve a tutti, questa mattina insieme a Giovanni Riccardo. vorremmo spiegare come si fa a fare il calcolo del Minimo comune multiplo. che cos'è? Ovvero il più piccolo multiplo di tutti i numeri considerati. Allora, in questo caso stiamo facendo il calcolo su 128 e 36. Ma usiamo una calcolatrice perché? Perché non sono riuscita a imparare le tabelline, ma ho imparato il procedimento e lo faccio Fantastico. con le tabelline. E lo fai col procedimento. Ma poi qua ci sono delle carte. Cosa sono queste carte qua? Che È la tavola dei numeri in cui ci sono i vari numeri primi in cui servono uno per dividere un per capire quando non si può più numero. dividere un numero. Ma tu le sai a memoria No. le condizioni della divisibilità? No, ma grazie alla tavola Ah, risolvi con i numeri numerica. primi. Allora, dai, fai la scomposizione il nostro Giuseppe. Cosa sta facendo? Sta facendo 128 è divisibile per 2, perché ogni numero che finisce con un numero pari è divisibile per 2. Ah, ok. E adesso cosa sarà? Vai avanti, dimmi. Ancora 2 che ne fa 32, 2 che ne fa 16 e 2 che ne fa 8. 8 è ancora 2, che ne fa 4, e che 2 è 2 un numero primo e basta. Basta, finito. Quindi la raccolta di questi fattori è semplice perché è sempre il 2. 2 Quindi 128 a cosa corrisponde? a 2 alla settima. Scrivi. 128, 2 alla settima. Ok, 2 alla settima. Adesso col 36. 36 è ancora un numero pari o dispari. Pari Quindi divisibile con 2 2. Vai avanti. 18 Ancora 2 2? sì. E E adesso? ora Perché se ha messo fa 3? è perché se fai 3 per 3 per 3 è 9, quindi Ah, 3 è quindi la hai capito che è seconda. divisibile con 3. Sì. E Fantastico. La raccolta cosa dice? 2 è la Dei seconda fattori. per 3 è la 2 seconda. alla seconda per 3. Adesso andiamo a scrivere, a impostare il minimo comune multiplo. Allora, minimo comune multiplo è uguale. E dobbiamo prendere tutti i Scrivilo piccolo, numeri. va là, in minuscolo. Vabbè. Minimo. Bello grande, così si vede alla telecamerina. Multiplo. Allora, tutti i fattori. Fattori, e dobbiamo prendere ciò che si ripetono o non si ripetono, 2 per 3, Allora, abbiamo solo il 2, 2 ce l'abbiamo e qua e 3, anche qua. e il 3. E il 3, bene, è il 3. Ma E che dobbiamo esponente dobbiamo prendere prendere? l'esponente più Più alto. alto, quindi 7 qua. Sul 2 dobbiamo mettere 7 7 e e sul sul 3 3 il 2. 2, 2 alla seconda. Che Uguale. sarebbe 128 per 9. Allora, uguale. Allora, scrivi 128 per 9. Perché 128? Perché È corrisponde. perché sì, corrisponde al numero. Per 9. Che cosa fa con la calcolatrice? Allora, scriviamo la calcolatrice. Aspetta che la cancello, che ho sbagliato. 128 per 9 uguale 1500. 1152, l'avevo già scritto. Ok, allora adesso facciamo il riassunto delle operazioni da fare. 1. Scomporre i numeri. Scomporre i numeri. 2. E fare la raccolta. Raccolta. Fare raccolta per capire come sono stati scomposti. 3, possiamo prendere il minimo comune multiplo, che è il multiplo Che sia di 128 e del è il più 36. piccolo. Ma è il più piccolo Piccolo. che noi possiamo avere. Quindi questo qui è multiplo di questo, ma è anche multiplo di questo. È un numero grande, come mai? C'è da fare, è così. Quindi, dalla classe prima di, dobbiamo dirvi buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro, questa volta l'abbiamo fatta giusta.